Ecco qua un'altra scatoletta. Allora, oggi vediamo un attimino questi pullman qua, questi bus qua. Allora, vediamo un pochino, qua sono un po' più basse, sono più bassi. Allora, freddure da Peratums. Allora, vediamo un pochino. Questo qua, allora, vediamo un po' che cos'è, eh. Si vede una mazza, vediamo in questo. Allora, Surfing School Bus, questo del 2000, questo qua ce l'avevo lì da tempo, del 2000, infatti era lì da tempo che ce l'avevo. Ecco qua le tavole da surf, vedete, le tavole da surf, un mega motore posteriore, 1, 2, 3, 4, 5, un 10 cilindri addirittura, super potenziato, ed con l'assetto. Questo qua è uscito appunto nel 2000 è uscito, l'avevo preso forse a quei tempi questa versione qua. Poi è uscita anche questa, vedete che è cambiato il pianale sotto. Questo è un 2020 Mattel, vedete che l'hanno riproposto cambiando il pianale, 2020, in queste colorazioni qua. Poi ho qualcos'altro, mi sa, perché non è che in realtà andassi matto per questi qua, quando li ho presi, quando c'erano le varie occasioni, no? South Bay Shop Tour, e non si capisce, vabbè, questo qua, South Bay, non si capisce cosa c'è scritto qua, vabbè. Quindi sono queste tre versioni qua, e quest'anno è uscita un'altra versione, eccola qua, addirittura questa è la Gold Coast, eh. La Gold Coast è la Gold Coast australiana, sono le migliori onde, bellissima, quindi questa è dedicata ai surfisti australiani. Questa è la 2023 24250 Surf Sup, la serie Surf Sup, infatti il Surfing School Bus in questa colorazione. Questa l'ho presa proprio l'altro giorno perché, come detto, non ci andavo matto, però poi ho visto che era lì in negozio, tu vabbè, ma perché non prenderlo, visto che ne ho qualcuno, magari non ce l'ho tutte le versioni, ma può essere l'occasione poi per cercare le altre versioni, perché come ripeto non è che lo prendevo sempre, questi qua quando uscivano, perché è un custom di un vecchio bus americano degli anni 60, 50 forse, anni 50, poi le hanno fatto poi questa versione custom ribassata, eh. E questa da Gold Coast, la Gold Coast in Australia si trova, e qua Australia, infatti, sì, perché è un posto che conosco bene, andavo a far surf lì un po' di anni fa, e quindi ha fatto una Gold Coast quest'anno 2023, e poi anche un altro Gold Coast, addirittura questo in questa colorazione, anche questo sempre 24250 perché è un recolor. Forse è uscito prima questo, 2023, e quindi c'è che cosa c'era? Mamma mia, porca miseria, ma cosa ci hanno fatto queste scatolette qua? Eccola qua, questa è questa versione un po' più esotica, questa qua, un po' più da deserto australiano, questo giallo e marrone qua, sempre della Gold Coast, vedete? La Gold Coast appunto è la costa sono i migliori spot australiani, per fare surf. Gli spot sono i posti dove si va a fare surf, sono le onde migliori, si chiamano spot, e sulla Gold Coast ce ne tantissimi, famosissimi, ci fanno anche tappe del campionato del mondo, infatti andavo giù per quello, quando seguivo il campionato del mondo della ASP, e c'erano tutte le gare lì, e bellissima questa versione qua, ed è sì, sempre lo stesso, soltanto hanno cambiato la grafica, quindi abbiamo questi 5
Surfing Bass. E quale vi piace di questi? Questo è molto aggressivo, questo qua lo fa tirare gli anni passati, molto aggressivo, addirittura forse questo è un pezzo unico, a differenza di questo che è due pezzi. Vedete, questo qua ha due pezzi, si vede qua la fessura, due pezzi, questo anche, e questo poi c'ha il vetro rosso ed è un pezzo unico, qui è un pezzo unico, uno stampo unico. Invece queste versioni più moderne hanno due pezzi, però dentro non c'hanno il vetro, c'hanno la plastica, tutto colorato, non è il vetro trasparente. Tutto questo anche colorato, questo plastica colorata, invece questa proprio ha il vetro, plastica rossa ma trasparente, infatti si vede dall'altra parte, non so se riuscite a vederlo. Il tavolo da surf è lo stesso, solo che hanno cambiato proprio lo stampo. Praticamente questo è un pezzo unico e questi due pezzi, chissà perché hanno modificato, perché cambiare lo stampo costa tantissimo, per fare un stampo di una macchinina costa veramente una cifra folle. So che quello dei trenini, per fare lo stampo dei vagoni, dei treni o dei locomotori, costava più di $100,000. So perché mi ero informato da una ditta per fare una serie di vagoni e mi hanno chiesto $100,000 proprio per fare lo stampo. Lo stampo è quello che poi dà origine a tutta la serie. Quindi non so adesso sulle macchinine quanto costi, che loro ammortizzano vendendone milionate di macchinine, però fare uno stampo costa tantissimo, quindi chissà per quale motivo hanno fatto uno stampo nuovo. Ecco, vedete che qua c'ha questo trasparente, cioè quindi è un'asola questa qua, questa fessura qua è trasparente di qua, che praticamente serve all'autista a vedere in quest'angolo qua, perché non ci vede, magari l'autista è da questa parte, per vedere in quest'angolo qua, quindi c'è questo coso trasparente. Invece qua è pieno, non è forato, non ha più quel senso lì, quello scopo, vedete? Tutto d'un pezzo praticamente, qua è solo un rilievo, questo invece è proprio cioè il buco, quindi si vede dall'altra parte, per cui ha senso. L'autista di qua vedeva questo spigolo morto qua, quest'angolo morto, e cioè qua l'hanno levato, vabbè, chissà perché hanno fatto un nuovo stampo. Quindi questo è il Surf Sap, la serie Surf Sap e Surf School Bus, in queste versioni. Poi forse ne ho delle altre, adesso ho comprato questi due nuovi da Gold Coast quest'anno, proprio ieri, l'altro giorno, perché li ho trovati lì insieme, ho detto ma va, già che ci sono. E adesso sapete che sono aumentate tutte le macchinine e francamente mi scocciava spendere 2,50 euro per le macchinine, che poi ne faccio poco di queste, non è che mi interessano. Poi l'ho vista insieme e ho detto ma sì, dai, prendiamole. Poi adesso guardandole bene è proprio la Gold Coast, quindi sono contento perché mi rievoca vecchi ricordi. Quindi sono queste 5 versioni, poi forse ne ho qualcun'altra, devo vedere quale altre ho, magari con quelle da aprire. Adesso faremo una settimana, anzi 10 giorni, dove apriamo 10 macchinine al giorno, quindi magari avremo l'occasione di tirarle fuori. Adesso voglio un po' smaltire tutte quelle che abbiamo chiuse, visto che ho liberato tanto spazio nelle varie scatolette, acquistando queste nuove scatole qua, quelle da 12 pezzi, quindi le sto un po' raccogliendo e da lì faremo un po' di selezione e poi allora si liberano gli spazi nelle valigette più grosse. Quindi qua, adesso l'ho messa in questa, ma è un po' grosso, quindi è un po' grosso questo autobus, quindi ce ne stanno malapena, non è che ce ne stanno 12, qua ce ne stanno 2, 4, 6, 8, 11, perché qua 2 non ci stanno, è troppo lungo, vedete, è troppo lungo, non ci stanno, quindi la mettiamo così, e in quegli altri con gli scomparti normali non ci stava, quindi potremo sfruttare questa valigetta. Vediamo un po' in una con gli scomparti, perché questa praticamente ha gli scomparti lunghi ed è quella che abbiamo usato ad esempio per le autotune, e le altre invece hanno gli scomparti divisi. Vediamo un po' se ci stanno, e no, infatti vedete sono troppo piccoli gli scomparti, quindi è giusto che le mettiamo qua. Quindi ne sto prendendo un po', perché qua ci stanno bene le macchinine, quelle normali, taglia normale, e qua invece quelle taglia o extra o quelle più piccole, che alla fine ce ne metti 3
per fila, quindi ce ne stanno un po' di più. Niente, quindi questo è il surf bus e niente, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Se non è ancora fatto, mi raccomando, lì iscriviti al canale, suona la campanellina e lascia un commento, guarda quelle, cosa pensi di questi bus qua. Sapete che io rispondo sempre ai commenti, quindi li apprezzo, li guardo, li leggo, li apprezzo, li commento anche. E poi se vuoi vedere un altro video, guarda lì. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!